Milano, eccoci qui. Allora, per la forza delle donne, oggi abbiamo qui in studio con noi Cristina Ober. Lei è una scrittrice, una giornalista, una formatrice nelle scuole, una donna che veramente ha dedicato, possiamo dire, la sua vita ad un unico obiettivo, quello di raggiungere più ragazzi possibili, quindi di andare nelle scuole a parlare di che cosa? Di violenza di genere, ma anche dei pericoli di addescamento, dell'addescamento sessuale online. Buongiorno Cristina. Buongiorno. Benvenuta, grazie di essere qui. Grazie, buongiorno. Allora, tu circa 15 anni fa ti sei trasferita da Bassano del Grappa con i tuoi tre figli a Milano. Poi a un certo punto eri in macchina, credo, e alla radio hai ascoltato che cosa? Ho ascoltato una notizia di stupro tra minori. E avendo le mie figlie da poco superato l'adolescenza, mi sono proprio chiesta in quel momento, perché non era la prima volta purtroppo che ascoltavo una notizia del genere, come potessero dei ragazzi così giovani compiere un atto così criminale. I tuoi figli che avevano all'epoca? Mio figlio più piccolo faceva ancora le elementari, mentre le mie figlie avevano 20-21 anni. Quindi possiamo dire che ti sei un po' spaventata, insomma, come voglio dire tutte le mamme e le persone, certo, che, no, ascoltando una notizia del genere. E quindi cosa hai fatto a quel punto? Ma quel giorno mi sono chiesta, voglio capire perché, mi sono detta voglio capire il perché e voglio raccontarlo. E quindi c'è stato proprio un moto non solo di rabbia, ma anche un desiderio di fare qualcosa per capire. Quindi tu dici, io da giornalista dovevo fare qualcosa, no? Tu che sei sempre stata molto vicina proprio ai ragazzi, insomma, come dicevamo prima, anche proprio ai loro valori, eccetera, ti sei sentita comunque, dici, come faccio ad arrivare a loro? Certo. E quindi cosa hai fatto? Beh, mi sono detta, sono in Lombardia, sono vicino a Milano, e quindi ho cominciato a cercare le persone, tra le persone che cominciavo a frequentare, proprio con un passaparola, a costruire una rete di informazione che mi aiutasse ad avvicinarmi alle carceri minorili, alle psicologhe, psicoterapeuti, criminologi. Tu volevi andare sostanzialmente nelle carceri per, sì, ascoltare appunto gli autori. Gli autori. Certo. E lì cosa è successo? Sei riuscita comunque a raccogliere un bel po' di informazioni? Sono riuscita a raccogliere moltissime informazioni, ho avuto anche il supporto del Ministero di Giustizia Minorile di Roma. Ho scoperto quanto alte fossero le cifre della violenza sessuale tra minori. Di quanto stiamo parlando? Perché magari non tutti, come dire, sanno che in effetti questa è una cosa. Veramente, a casa ci ascoltano tantissime mamme, nonne, hanno i nipoti, quindi è importante proprio, come dire, arrivare a queste persone, cioè alle famiglie, perché poi, come vedremo, poi le famiglie invece devono... Contano moltissimo, contano come sempre, certo. Sono fondamentali. Certo. Beh, possiamo dire che hanno più, cifra meno, ogni anno il Ministero di Giustizia ha in carico circa 1 migliaio di minori per reati a sfondo sessuale e i reati online sono in aumento, ma c'è un grandissimo sommerso, quindi le cifre effettive, uh-huh, il Ministero stima siano molto molto più alte. E cosa ti hanno trasmesso, cioè queste persone con cui tu parlavi? Cioè cosa hai capito poi da questa, insomma, da questo racconto che ti facevano? Beh, soprattutto ho capito che dobbiamo parlarne. Che dobbiamo parlarne perché quello che frena le vittime alla denuncia, al racconto, è la vergogna, il senso di colpa in un contesto culturale che ancora colpevolizza, corresponsabilizza le vittime. E poi parlando con gli autori della violenza sessuale, purtroppo ti rendi conto che non c'è sempre la consapevolezza della gravità di quello che fanno, soprattutto quando sono minori. Cioè, si prende un po' alla leggera sostanzialmente, certo, questo tema, certo, e invece è pericolosissimo. È pericolosissimo e diciamo che il denominatore comune è il piacere del controllo sull'altra persona, quindi è qualcosa su cui bisogna lavorare assolutamente in ottica di prevenzione per un'educazione che porti alla luce queste possibilità. Ecco, tu oggi vai nelle scuole poi a parlare ai ragazzi, cosa gli dici? Cosa le dici? Ma
Il lavoro nelle scuole, in parallelo anche nelle aziende, è quello di portare strumenti di riflessione, di riconoscimento degli stereotipi di genere, di che cosa sia la violenza di genere. Oggi poi ci sono altre tecniche, no, di addestramento, certo, che questa è un'altra cosa molto importante. Quali sono? Beh, io ad esempio con il libro Ci vediamo in chat. Eccolo qua, lo vediamo, lo vediamo subito, ci vediamo in chat. Ho voluto toccare proprio il tema dell'adescamento sessuale online, che in Italia, pensa, coinvolge soprattutto la fascia 10-13, cioè ragazzini e ragazzine che hanno per la prima volta il telefonino, il cellulare a loro disposizione. E ho voluto raccontarlo proprio perché con degli incontri in carcere, mentre facevo una ricerca sulla violenza sessuale, ho scoperto quanti fossero gli adescatori online oggi e anche molto più giovani di quello che pensiamo. Ecco, tra l'altro una cosa, devo dire, abbastanza sconvolgente è il fatto che poi si viene a conoscenza di queste cose non attraverso, magari, come dire, chi subisce, ma perché magari la polizia poi riesce ad arrivare a quelli che sono, no, le vittime, intercettare le vittime. Certo. Quindi la famiglia in questo caso dov'è? No? Ne parlavamo poco prima. Quindi c'è un problema. C'è un problema culturale che fa sì che spesso ragazzine e ragazzini cerchino di salvarsi da soli dall'adescamento, ma da soli non ci si salva. Il problema è che non parlando né in famiglia né a scuola di questi temi, i ragazzini e le ragazzine non vogliono deludere i genitori o si vergognano, si sentono svalutati, hanno un senso di colpa, ma a volte proprio non vogliono far soffrire i propri genitori. E come bisogna fare? Come bisogna aiutare le famiglie, insomma i genitori, poi a rendersi conto di queste cose? Io sono anche contenta che il libro è appena uscito, ma lo stiano leggendo già degli adulti, anche dei genitori, perché credo che sia uno strumento proprio per cominciare a dialogare senza la pesantezza che a volte ci portiamo magari con le raccomandazioni, ma attraverso una storia d'amore, una storia di amicizia, come è quella nella narrativa, che diciamo così fa da filo conduttore alla storia, attraverso quello che accade per esempio alle protagonisti e alle protagoniste di un libro, è riuscire a dialogare con i propri figli, cercando soprattutto di far capire che non li stiamo giudicando, ma che non si tratta di controllare, non si tratta di punire, si tratta di tutelarli, proteggerli. Questo non è mai semplice, no? Non è semplice, ma dobbiamo trovare il modo. Perché delle volte si fa troppo, delle volte si rimane un po' troppo indietro. È difficilissimo Forse è uno dei mestieri più difficili, no? Fare il genitore. Però questa cosa è veramente importante per mettere in guardia soprattutto le famiglie, quindi di stare attenti, cioè capire i vari segnali che il proprio figlio può dare affinché, insomma, veramente la famiglia faccia la famiglia, insomma, sia da supporto a questi ragazzi. Io chiudo sempre questo spazio, che è la forza delle donne, chiedendoti qual è stata la tua forza. La mia forza è forse la passione che metto nelle cose che faccio, ma anche la fiducia nella vita. Io adoro la vita in tutto quello che contiene, gioie, dolori, sono sempre affascinata dalla vita, e forse la mia forza sta nel non aver mai, di essere rimasta sempre curiosa, dell'aver voglia di capire, di scoprire e non aver paura. E a proposito di curiosità, io innanzitutto ti ringrazio per questo racconto meraviglioso, è un tema molto forte che ci vorrei tornare, insomma, sicuramente presto. Però a